Guardando la maglietta della vostra squadra potete pensare: è fantastica, l'adoro. Oppure: oddio, cosa hanno combinato? Come ho fatto l'anno scorso, il video lo potete trovare in alto a destra, voglio darvi la mia opinione sulle maglie di Serie A rivelate in questi mesi, iniziando con le migliori divise da casa. Numero 6. Lecce. I lupi salentini, per il ritorno nella massima serie, hanno optato per delle righe gialle e rosse strette. Un richiamo alle maglie degli anni 80 e del 2000. A colpire è soprattutto la scelta da parte della società leccese di produrre da 6 completini. Il marchio M908 permetterà ai giallorossi di guadagnare sulla vendita nel lungo periodo. Numero 5. Roma. Dai giallorossi del Lecce passiamo ai giallorossi della capitale. Quest'anno Nike cambia ben poco e decide di dare ai giocatori e ai tifosi romanisti una maglia molto simile a quella dell'anno precedente. Particolare degno di nota sono le decorazioni a setta su colletto e maniche, oltre che presente all'interno dei numeri di maglia. Numero 4. Sampdoria. La maglia più bella del mondo. Questo recita la scritta all'interno della divisa dei blu cerchiati. Lo scudetto torna sul petto in questa maglia nuovamente targata Joma. Unica pecca, forse il malposto sponsor. Avrei preferito vederlo al di sotto della banda centrale. Numero 3. Parma. Anche quest'anno Rea interpreta una delle maglie più antiche del nostro campionato in maniera impeccabile. I crociati si ritrovano con una nuova divisa molto ordinata ed elegante. Ottimo anche il posizionamento dello sponsor, che si adatta perfettamente. Numero 2. Milan. Un ritorno alle origini, quello creato da Puma per i rossoneri. Righe sottili, riprese dagli anni 60, quando a vestire la maglia erano campioni come Rivera e Maldini. Design molto semplice, ma piacevole. Numero 1. Torino. Era dai tempi di Giampiero Ventura che il Torino sfoggiava il colletto bianco, anno in cui c'entrò la qualificazione europea. La nuova maglia granata si presenta molto elegante e gli sponsor, seppur leggermente ingombranti, sono monocolore, così da non appesantirne la vista. Prendi esempio, Napoli. E per voi? Quali sono le migliori maglie di quest'anno? Fatemelo sapere nei commenti. A breve posterò anche la classifica delle peggiori maglie. Grazie per aver guardato e al prossimo video.